Andiamo al segno dello Scorpione. Questa è una luna che parla di beni materiali, amici dello Scorpione, quindi è una luna ideale anche per il lavoro, per chi deve in qualche modo anche entrare in possesso di una somma di denaro. Bisogna parlare di soldi in questo periodo, perché questo Mercurio nel segno dell'Ariete può portare delle belle novità sotto questo punto di vista. In ambito finanziario avete delle occasioni che vanno sfruttate, ma colte anche al volo, quindi dovete usare il vostro sesto senso. Siamo un